Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Ed eccoci qua, ben ritrovati alla nostra settimana di Tada, con la quale vi terremo compagnia tutti i giorni da quest'ora. E con questo lunedì l'apriamo alla grande e in bellezza, perché oggi parliamo di moda, di tendenze, iniziando dalle spose, perché insomma ci stiamo avvicinando al periodo dei matrimoni e la domanda è: come sistemarle e acconciarle? Bene, a questa domanda risponderanno le nostre Olivia e Sandra. Olivia e Sandra, dritte dritte dal parrucchiere Marcello, grazie per essere con noi e ben ritrovate. Con voi apriamo alla grande il nostro lunedì. Ben trovata, buonasera. Bene, dai. Molto bene, grazie. Non vi chiedo se siete emozionate, perché loro due sono, diciamo così, le tadaiste più emozionate di tutta la stagione. Sempre. Però l'emozione ci vuole, no? Eh sì, assolutamente. Ti aiuta a far meglio. È vero, meglio. Da quello stimolo che serve. Esatto. Di cosa ci parlate? Beh, l'ho appena anticipato, sì. Si sta avvicinando la stagione dedicata proprio alle spose, e quindi come sistemarle, come acconciarle. Oggi ci spiegate come nasce proprio un servizio wedding. Sì, infatti oggi parleremo di tutto quello che è il mondo wedding, delle cerimonie e delle acconciature. E iniziamo proprio dalla consulenza, perché come per ogni nostro servizio, anche per il servizio sposa è fondamentale la consulenza. La consulenza personalizzata. Assolutamente personalizzata per la nostra sposa, che decide di sceglierci, quindi viene da noi in salone e noi iniziamo questa consulenza, che parte proprio da capire quali sono le abitudini della nostra sposa, capire quali sono i suoi desideri, dove farà il matrimonio, quindi il luogo dove effettuerà poi la cerimonia, capire dove farà poi l'evento, quindi la festa, il pranzo o la cena. Per organizzarvi al meglio e soprattutto per rispondere a tutte quelle che sono le esigenze della sposa, sì, i gusti, no? Certo. È importante soddisfare una sposa sotto tutti i punti di vista, perché quella è la sua giornata, no? Certo, sì, è vero. È la principessa. È una principessa. Quanto deve contattarvi prima? Allora, solitamente vengono da noi da un anno a sei mesi prima. Però ci sono dei casi in cui iniziano, diciamo, a venire magari ci sono un mesetto prima. Sposi che iniziano un anno e sei mesi prima, ma ci sono anche le spose dell'ultimo momento. I casi particolari. I casi particolari. Sì, perché magari uno pensa che sia tutto molto semplice, quindi dice vabbè, vado all'ultimo momento. O chi decide di sposarsi davvero all'ultimo secondo. Ed è importante in entrambi i casi sempre affidarsi nelle mani sapienti di professionisti. Di professioniste come sono le nostre Olivia e Sandra, perché proprio quel giorno non si può sbagliare niente. Vero, no. Assolutamente. Quante cose ci avete portato qua dietro? Perché questi sono tutti gli accessori, no? Sì, esatto. Sono tutti vari accessori che, diciamo,
possono essere utilizzati da noi per acconciare o per impreziosire la nostra sposa. Quindi appunto in base alla consulenza che facciamo con lei capiamo se preferisce avere un accessorio un po' più diciamo ingombrante oppure eccentrico, oppure magari avere soltanto dei piccoli accessori che vadano a illuminare la sua acconciatura o anche la sua capigliatura, che può anche essere lasciata sciolta, perché non per forza dobbiamo acconciare in maniera particolare, magari con un raccolto, i capelli della nostra sposa, ma possiamo anche decidere con lei di lasciarli sciolti. Ci sono spose che durante l'arco della giornata decidono anche di cambiare più volte l'abito. Esatto, assolutamente. Nel caso si cambiano l'acconciatura? Sì. Ci sono spose, anzi, l'iter da rispettare, giusto? L'iter giusto da rispettare è magari di partire con i capelli sciolti e poi magari acconciarli, o partire con un'acconciatura e poi scioglierli, o non importa? Allora, dipende molto dal gusto della sposa, però quasi sempre noi partiamo con un'acconciatura raccolta, completamente raccolta, e poi durante la giornata gli spieghiamo come poterla sciogliere e quindi cambiare look. O se no ci siete voi. Assolutamente, disposti a seguirla passo dopo passo. Esatto, e cambierete tutto il giorno l'acconciatura, che cambia ovviamente con l'abito. Ecco, io ad esempio sarei forse una sposa che io vorrei partire con i capelli belli su. Certo. Con un'acconciatura. Una bella acconciatura. Per poi scioglierli successivamente. Sì. E Olivia? Io anche, però comunque parlando con una ragazza che presto si sposerà, mi sono resa conto che non sempre è questo l'iter, ma che comunque possiamo partire anche da un capello sciolto per poi durante l'arco della giornata raccoglierli via via per arrivare poi alla sera ad averli completamente raccolti, perché si sposerà d'estate, quindi mi ha detto: io voglio averli raccolti perché non voglio soffrire il caldo mentre ballo e mentre mi diverto. Quindi e ha detto: vedi, hai ragione. Il mondo è bello perché va. Esatto. E una professionista deve essere brava sempre a seguire quelli che sono i gusti personali, sì, in questo caso della sposa. E accogliere proprio. Ecco, un'altra domanda, secondo me, tra le più chieste, è anche sul come preparare il capello, perché i capelli dovranno essere perfetti, no, per quel giorno. Sì. Come si prepara un capello per un matrimonio? Beh, un capello per il matrimonio, dopo aver fatto un'attenta consulenza, capiamo se la lunghezza che già hanno le spose sarà quella desiderata, o se dovesse essere più lunga, faremo dei trattamenti che porteranno il capello per il giorno del sì ad essere nella maniera più adeguata. Addirittura, quando i capelli sono troppo corti, si può scegliere di mettere delle extension. E quindi anche lì c'è un percorso da fare, perché le extension vanno, certo, colorate dello stesso colore dei capelli, vanno, certo, fatti gli effetti luce, eccetera, eccetera. E se, se una sposa non osa proprio nella sua giornata, quando? Infatti. Io adesso vi lascio, ma ho appena iniziato con le domandine e i più attenti sapranno già quale sarà la sorpresa della seconda parte. Ci sono 3 sedie e quindi dopo ci saranno 3 meravigliose, lo diciamo, modelle ovviamente. Certo. Quindi a più tardi. A più tardi. Grazie. Perché adesso linea alla nostra presenza immancabile del lunedì, linea a lei e al suo salottino. Vai Lucrezia. E grazie Carlotta e buon pomeriggio a tutti voi. Oggi torniamo a parlare dei Reiki insieme all'operatore Cecilia Sassi. Benvenuta, ben ritrovata. Grazie, buonasera. Le mani sempre sole, davvero. Grazie. Soprattutto oggi, che ci ha portato come diffusione proprio l'olio essenziale al gelsomino. Sì. Il gelsomino che azione ha? Allora, intanto è estremamente sensuale, quindi risveglia anche la femminilità. È proprio anche ora, è il periodo anche ideale, perché siamo in fioritura proprio del gelsomino. È anche, dà una sensazione anche proprio di calma, ma nello stesso tempo anche
di morbidezza. Ecco, infatti mi sento molto più tranquilla da quando hai acceso questa diffusione. Allora, ripetiamo appunto che il Reiki è una disciplina olistica di origine giapponese, ha origini molto antiche, ma oggi non parleremo del Reiki definito appunto, definizione eccetera, ma andremo a parlare più che altro sui suoi benefici. Sì. Quindi, che tipo di benefici possiamo avere con una seduta Reiki? Allora, innanzitutto il Reiki ci dà la possibilità proprio di attivare un percorso di conoscenza di noi stessi, perché stabilisce una connessione fra la nostra energia e l'energia che ci circonda, quindi l'energia universale. Quindi un percorso di conoscenza è importante. Il primo intento, la cosa più importante è volersi bene, quindi il primo passo è decidere di fare qualcosa per noi. Nel momento in cui troviamo questo tipo di decisione dentro di noi, lavoriamo intanto sul nostro intuito, diamo più spazio anche a questa voce interiore, quella voce che ci dà la possibilità anche di saper scegliere, di prendere decisioni giuste e anche di potersi mettere in connessione, in comunicazione con noi stessi e anche verso gli altri. Quindi ecco, il primo obiettivo è quello proprio di conoscere noi stessi. Sì, infatti, ci renderemo conto che abbiamo un potenziale. Potenziale sono risorse, sono talenti, sono anche però limiti da superare. L'importante è se si fa questo tipo di lavoro su di noi, è importante creare la nostra fiducia su noi stessi e credere. Dopo tutto diventa più semplice, perlomeno siamo aiutati in questo. Anche perché ricordiamo sempre che il Reiki, come tutte le discipline olistiche, non sostituiscono ovviamente i trattamenti medici, ma sono comunque un aiuto. In particolar modo anche un aiuto per rilassarci, per prenderci proprio cura di noi stessi. Assolutamente. Anche perché la vita di oggigiorno è sempre molto frenetica, quindi è piena di ansie, di paure. E quindi anche il Reiki in questo caso può aiutare. Sì, ricordiamoci ad esempio come anche il corpo ci parla. Quindi un sintomo è sempre la punta di un iceberg, di un qualcosa che è a monte, che conviene, che è consigliabile anche risolvere la problematica e capire che cosa diciamo l'origina. Certo. Quindi il Reiki in questo ci aiuta proprio a fare un lavoro di conoscenza, di contatto con la nostra energia. Anche perché parlare di Reiki vuol dire anche parlare di energia, in particolar modo è un contatto tra l'energia universale e l'energia proprio della persona. Sì. Ma la cosa fondamentale, ci tengo sempre un po' anche a precisare, che questa connessione fra l'energia non fa altro che andare a stimolare la nostra capacità di autoguarigione. Ok. Quindi che è una capacità innata che abbiamo tutti per ristabilire benessere ed equilibrio. È come andare a ripristinare un'armonia di un qualcosa che abbiamo già dentro di noi, però lavorando su tutti i livelli, a livello fisico, a livello psico-emozionale, ma anche spirituale. Quindi ecco, prima all'inizio mi hai parlato proprio dei vari passaggi, quindi il primo passaggio abbiamo capito che è quello di conoscere noi stessi, quindi di volersi bene. Certo. E il secondo invece? Allora, intanto decidere di fare qualcosa per noi, quindi il fatto in questo caso per quello strumento che io porto è il fatto di fissare una seduta, quindi attivarsi proprio, iniziare un percorso con il Reiki. E ricordiamoci quanto importante sia la seduta. Perché nel momento in cui noi decidiamo di prendere lo spazio per noi, per fare una seduta, già c'è l'intento di voler fare qualcosa. Quindi è un momento unico e speciale che ci può aiutare, ci può proprio attivare quindi la nostra energia. Il fatto anche di capire che abbiamo un bisogno di qualcosa è già un punto di inizio. Sì, parte già lì. Parte l'efficacia di un percorso. Ecco, e quante sedute possiamo fare per avere anche un beneficio personale? Allora, sicuramente una seduta è già un trattamento completo, però di solito, soprattutto se c'è una problematica di un certo tipo, è consigliabile fare anche più sedute, proprio quindi attivare un percorso di conoscenza. Ecco, e so che hai portato proprio una foto, sì? Se la regia ce la può mandare in onda, dove proprio vediamo delle mani, perché le mani in questo caso cosa rappresentano nel Reiki? No, il Reiki praticamente sono probabilmente la parte fondamentale. Nel Reiki le mani sono proprio per trasmettere l'energia da parte dell'operatore verso la persona, quindi l'operatore fa da canale attraverso le sue mani, appoggiando delicatamente le mani sulla persona e
così si, c'è proprio il passaggio dell'energia delle mani dell'operatore, ecco, sulla persona stessa. Senza ovviamente avere una pressione. Non c'è digitopressione, è quasi un accarezzamento sul corpo. Ok. Poi però vi parlerò anche che in alcuni casi il Reiki, l'operatore avere anche delle sedute alternative, ma anche dei massaggi, poi me ne parlerò dopo. Ne parleremo. Ovviamente all'interno delle tue sedute non troviamo solamente il Reiki in sé, ma te ovviamente ci aggiungi anche l'utilizzo di oli essenziali, l'utilizzo di pietre, quelle qua davanti a noi, che dopo appunto scopriremo anche tanto su queste pietre. Poi ti sto facendo un po' il riassunto di tutte le puntate grazie precedenti. Perché le conosci, nel tempo ho sentito proprio il bisogno di aggiungere tutta una serie di strumenti. E dove ti possiamo trovare? Allora, ricevo in via De Della Robbia 23 a Firenze, che è la zona del Viale Mazzini, però anche a San Casciano mi sto appoggiando presso un centro di yoga e pilates, che è il centro Libe. Benissimo, grazie per ora. Noi, linea Carlotta. Grazie. E noi diamo il benvenuto a Vittoria Valzania. Innanzitutto grazie per essere qua a Tadà. Grazie a voi per avermi invitato. Oggi ci spiegherai com'è possibile restituire vita al jeans, al denim. E tutto questo è possibile grazie al tuo brand, Riginsiamo. Quindi come nasce? Riginsiamo è un progetto pensato proprio per dare nuova vita a capi dismessi, quelli rimasti in fondo all'armadio, di cui non ci vogliamo liberare perché in realtà vogliamo bene a questi, ancora a questi jeans. Tramite il nostro sito è possibile vedere le varie possibilità di come trasformare questi pantaloni. Io ho portato un esempio di una vecchia giacca di jeans che abbiamo mixato, il nuovo e l'antico. In realtà è possibile con vecchi jeans creare qualcosa di veramente nuovo. E infatti è proprio il vostro slogan, l'emozione del futuro proprio in un vecchio jeans. Esatto. È un'idea meravigliosa questa. Noi pensiamo che il concetto della sostenibilità, che è veramente molto attuale, sia da collegarsi quando si parla di capi d'abbigliamento a cui teniamo, anche a quello che è l'affetto che proviamo nei confronti di questi oggetti. E quindi i nostri punti di forza, che sono la sostenibilità, l'affetto e la qualità, devono muoversi insieme e devono riuscire a creare qualche cosa che sia duraturo, che sia che dia la possibilità che questi capi abbiano una durabilità diversa da quella che adesso è la vita del fast fashion, quello che siamo abituati a comprare, e che impariamo anche ad avere cura di quello che abbiamo, a restituirgli quello che gli è dovuto. Quindi sono capi sicuramente che puntano sulla qualità, sull'alta qualità, ed è per questo che dureranno tanto nel tempo. Assolutamente. Saranno capi che saranno tramandati di generazione in generazione. Assolutamente sì. Io inizio come con un laboratorio di sartoria storica. Praticamente tutto viene lavorato a mano, la qualità è altissima, lavoriamo tutto su misura. Pensiamo che questo debba essere trasferito in tutto quello che noi facciamo. Quindi anche nel progetto Riginsiamo diamo un'importanza veramente fondamentale alla lavorazione, che deve essere una cosa che ci fa un po' tornare indietro nel tempo, come nei secoli passati. Un pezzo d'abbigliamento veniva smontato per essere poi riutilizzato per farci un abito nuovo, per farci un abito per un bambino, o alla fin fine anche per essere utilizzato come stracci, ma non si buttava via niente, e questo per noi è importante. C'è un grandissimo messaggio dietro e soprattutto anche una grandissima lavorazione. Ma so che non sei sola. No, noi siamo un team, siamo tre persone, ci occupiamo di ambiti un po' diversi all'interno del progetto. Giusto così.
In ognuno ha il suo compito. Ci serve. Quindi Simone si occupa di tutta la parte della comunicazione, anche perché non è sempre immediato quello che arriva e che si vuole comunicare. E Francesca, che oggi mi dispiace non è potuta venire, la saluto, e che come me si occupa più della parte pratica e progettuale rispetto ai capi. Questi che possiamo vedere sono alcuni dei vostri lavori. Esatto. Ci spieghi qual è l'iter che siete abituati a rispettare, no? Ogni volta che un cliente vi contatta, innanzitutto possono contattarvi sia uomini che donne. Sì, sì, anche bambini. Anche bambini, senso, certo. Non abbiamo i genitori per i bambini, però sì, insomma un genitore sì, ne approfitta, si fa fare un capo per essere anche tutti sintonizzati, no? Sì, ma poi spesso ci sono dei capi dei bambini che il pantaloncino, i primi jeans che la mamma non vuole buttare, li si tengono da una parte, possono diventare qualcos'altro e noi diamo la possibilità di scegliere anche che seconda vita dare. Comunque andando sul nostro sito si trovano tutti gli esempi di quello che noi possiamo fare con dei vecchi jeans. Quando veniamo contattati mandiamo una scheda misure in modo che ci mandino esattamente tutto quello che ci serve per poi lavorare il capo a seconda del progetto che hanno scelto. C'è scritto anche quanti jeans servono, se ne serve uno, due o tre. Perché non è scontato magari, a volte può servire davvero due jeans. Esatto, abbiamo dei vestiti fatti tutti da piccoli pezzi di jeans che comunque necessitano di più di un paio. Se li hanno li possono inviare loro, altrimenti noi abbiamo anche un servizio di raccolta. Tante volte le persone non sanno dove, al cambio di stagione, famoso e meraviglioso cambio di stagione, non sanno dove mettere quello che avanza e ci pensa la nostra Vittoria, sì, perché con quello che avanza riesce a creare davvero delle cose meravigliose, ad esempio il meraviglioso fiore che sta indossando sulla camicetta, no? Che poi questi fiori sono proprio bellissimi adesso, va proprio di moda indossarli al collo, no? Sì, sì. E quindi c'è davvero spazio all'immaginazione. Alla creatività. Alla creatività. Vittoria, io adesso devo interromperti, ma questo è solo l'inizio. A dopo. Grazie. Perché lo sapete, il nostro lunedì è dedicato anche al benessere, adesso andiamo avanti parlandovi invece di un massaggio Thai. In compagnia della nostra Claudia Piagnini. Mi fa un po' effetto guardarti dall'alto. Sì, in effetti anch'io uguale. Benvenuta. Ciao Carlotta. Come stai? Bene, bene. Ok, pronta a parlarci di questo, del massaggio Thai. Intanto non è un massaggio, loro chiamano massaggio Thai, ma non è un massaggio, è un trattamento. Ok. E perché viene effettuato senza olio, il ricevente è vestito, ed è una tecnica di stretching, diciamo. Stretching. Oh, sì? Sì, sì, stretching, allungamento muscolare, compressioni, addirittura tradizionale in Thailandia la usano proprio a livello medico-terapeutico. Toccare per guarire. Brava. Stiamo capendo che è una pratica di manipolazione. Sì. Che dona profondi benefici proprio a livello psicofisico. Mente e corpo, brava. Quali sono questi benefici? Perché ci entriamo subito nel dettaglio. Allora, benefici a livello muscolare e articolari e aiuta il sonno, sonno veglia proprio, e poi il benessere. È importante poi avere anche il sonno giusto, riposare bene, sì, perché chi segue Tadassa cosa succede se non dormiamo bene? E quindi evitiamo, è molto importante ascoltarsi, prenderci cura di noi, cioè, e queste sono le manovre. Manovre, tutto stretching, questi sono a livello schiena, ok, allungamento, giù. Sì. Ci vuole tanta formazione tanta per eseguire queste manovre. Io dico sì, quello che dico io sì, non si impara mai. È tutta una formazione tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Si va a lavorare anche sul sacro. Sul sacro, cioè ovviamente... In fondo alla schiena. Ovviamente. Ma è la nostra modella che è così... No, no.
Siamo tutti così? Cioè, siamo tutti così, sì, sì, sì. Ci sono delle controindicazioni, per Carlotta. Quali sono queste controindicazioni? Vabbè, donne in gravidanza, ovvio no. E, patologia a livello di rottura, e, qualsiasi cosa a livello osseo che non è... cioè che c'è un... Certo. Un fermo, diciamo, non si può fare le trazioni e quant'altro. Anche se una persona dovesse avere la febbre, vero? Sì, la febbre, qualsiasi tipo di massaggio non perché va. Perché attivando la circolazione... L'infezione va avanti. Certo. E leggo che allevia, ovviamente, come stiamo dicendo, anche il dolore articolare e ovviamente aiuta le posture errate. Sì, a livello posturale è ottimo perché si va a riequilibrare anche a livello anche. Sempre lì, tornando... Che perché quante persone, siamo tutti, senza tutti. Saperlo, ogni giorno adottano posture non giuste? Tutte. Recandosi diversi danni e problemi. E tanti danni anche a livello schiena, tanto anche chi guida tanto in macchina, siamo tutti storti. Perché non importa ovviamente stare troppo in piedi, ma anche stare tanto molto seduti, sì, dipende. Tanto. Questo massaggio si può fare sempre nell'arco di un anno? Si può fare sempre. Ci sono dei momenti particolari? Si può fare sempre, anzi consiglio sempre di farlo anche prima di fare un massaggio normale, anche un massaggio rilassante, di fare un Thai a livello benefico è meglio, perché aiuti le articolazioni, aiuti il benessere, aiuti il riposo, il sonno e anche a livello digestivo. Quanto è importante anche instaurare una buona relazione interpersonale con il ricevente, giusto? Perché si chiama così, il ricevente. Brava, ma quello è molto importante, perché se il ricevente non si fida di te, il massaggio, qualsiasi tipo di massaggio, non può venire. Quindi si inizia sempre dall'instaurare fiducia? Sì, sempre. E poi come funziona? C'è bisogno di una seduta, due, tre, quattro? Ma sono massaggi dipende... personalizzati, percorsi sì, personalizzati? Percorsi personalizzati, ma... dipende dall'esigenza del ricevente, da quello che vuole ottenere e quant'altro. E lo può fare anche lo sportivo? Certo. Anzi, tutti. Soprattutto? Sportivi, non sportivi. Poi dal Thai si apre un mondo, si può fare un Thai oil, che è un Thai sul lettino, allora già quello già... Brava, spieghiamoli perché con questi termini, Thai oil. Questo è il classico Thai, tradizionale, è la base, fatto il sul classico. Futon, ok? Sì. Come si dice noi, in terra. Va bene. Il Thai oil è fatto su un lettino, ci sono sempre gli stretching, però è fatto col olio e ricevente allo slippino monouso. Sì. Ho capito, quindi dipende. Dipende, dipende. E da questo poi si possono combinare altri tipi. Altre tipologie di massaggio, si può andare anche a un viso, si può andare a un decontratturante. Sì, sì, quello sì. Che bellezza. Infatti dopo magari ci ripeterai anche che tipo di percorso, anche di formazione hai seguito, non solo per eseguire questo massaggio, ma tutti i massaggi che ci stai comunque sia sì. Parlando, insegnando, puntata dopo in puntata. Grazie mille Claudia. Grazie a te Carlotta, dopo. Perché adesso andiamo avanti parlando di arte con Maremma Uncinetto. In compagnia di Anna Dionisi, grazie per essere con noi e benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Elegantissima, porti tanto colore oggi. Grazie, nella nostra trasmissione. Un po' con la primavera. L'ho detto bene o male? Maremma Uncinetto. Proprio così, in Toscana può sembrare un'imprecazione, ma in realtà, non è così. Anzi, certo. Dai vita davvero con il tuo brand a creazioni meravigliose. Grazie. Per capire come nasce, dobbiamo anche capire quello che è stato il tuo percorso personale e professionale. Sì. Vai Anna. Dunque, io sono una ex insegnante di economia aziendale, oggi in pensione. E questo mio progetto nasce nel 2020, come tanti altri, nel periodo del Covid. Nel momento di riflessione Nel maggiore. Momento di riflessione, perché nel disastro generale c'è stato anche tempo per pensare. E quindi mi è venuta voglia di liberare quella creatività che
giaceva in me in silenzio. E appunto stavo preparando un progetto da presentare ai miei alunni, dovevano preparare un business plan e quindi dovevamo cercare un'idea imprenditoriale e soprattutto imparare, diciamo, a collocarla sul mercato. Certo, le borse all'uncinetto sarebbero parse loro un prodotto un po' obsoleto, ma proprio per questo dovevamo studiare quali potevano essere i punti di forza da evidenziare e anche qualcosa che potesse distinguerlo dal tradizionale prodotto all'uncinetto. Giusto. E questo obiettivo, diciamo, è stato in parte raggiunto, in parte perché purtroppo non l'ho potuto realizzare in classe a causa del Covid e l'anno dopo i ragazzi erano già oltre con il programma. E la parte, diciamo, realizzata è stata la creazione dal punto di vista personale di queste borse che hanno, diciamo, due obiettivi. Quello di promuovere nel mio piccolo una cultura ecologica della moda, sì, perché sono realizzate con prodotti e soluzioni di tipo sostenibile dal punto di vista ambientale. C'è tanto rispetto per l'ambiente dietro, sì, sapendo anche quanto la moda inquina. Purtroppo la moda è soprattutto la fast fashion, come diceva prima Vittoria, sì, è il secondo settore più inquinante al mondo dopo l'industria petrolifera. E quindi sono sicuramente dei dati che fanno riflettere. Fanno riflettere anche perché nel nostro paese la moda conta tantissime aziende, di 50.000 aziende e 500.000 di addetti, quindi è un settore importante che dà un notevole contributo all'economia, ma che può fare anche grandi danni. Quindi queste borse sono realizzate con filati eco-friendly o materiali di recupero che altrimenti sarebbero destinati al macero e poi l'altro sono legate al territorio. Appunto, è proprio questo, la diffusione della cultura del territorio della Maremma, in particolare della costa degli Etruschi, perché è il territorio dove io sono nata e cresciuta. Ogni borsa porta il nome di una pianta della macchia mediterranea, oppure dei fiori del nostro territorio, o di una spiaggia, o di un comune della costa degli Etruschi, di un borgo medievale soprattutto, o anche il nome di donne che hanno fatto la storia del Principato di Piombino, che è un comune vicino al quale io vivo. Ma questa è un'idea meravigliosa, cioè è un brand stupendo. Grazie. Veramente. Perché comprare un oggetto fatto a mano? Cos'altro c'è dietro? Dietro c'è tanto lavoro, tanta anche passione, tanto studio e progettazione. E fare la borsa, quindi diciamo l'involucro della borsa è molto impegnativo, ma portarla a termine con il confezionamento è ancora più impegnativo. Una caratteristica delle mie borse è quella di essere particolarmente curate all'interno. Io infatti amo proprio questa fase della realizzazione, vedete sono ricamate. Quando l'interno è quasi più bello dell'esterno. Sì. Complimenti. Sì, questo è proprio un regia. Dono, diciamo, alla persona che lo acquista, perché questo è dedicato proprio a chi la porta, perché fuori non è visibile. Hanno tutte poi un sacchettino di contenimento con le sigle di Maremma Uncinetto, sì, ricamate, ovviamente. Ecco, quindi questo è meraviglioso. Forse il punto di forza. Bisogna anche sapere accostare i colori giusti. Ecco, che sì, in questo caso l'arancio sta benissimo. Infatti con il viola. Mi sono messa, no, a studiare anche questo aspetto, perché non avevo proprio una cultura in merito, ma tutto si può imparare. Ci sei riuscita alla grande. Sì, grazie. Grazie mille. Anna, ci torniamo più tardi. Va bene, grazie. Perché chi riesce sempre alla grande a cucinare le ricettine che ci presenta
presenta ogni lunedì il nostro Marco. Innanzitutto ben ritrovato, ci sei mancato la scorsa settimana. Grazie mille, anche voi mi siete mancati tanto. Buon pomeriggio a tutti. Come stai? Benissimo, grazie, molto bene. E quindi cosa ci presenterai? Oggi dobbiamo utilizzare due prodotti ovviamente di stagione, le zucchine e gli asparagi. Ho chiamato risotto agli asparagi e zucchine a modo mio. Faremo questo risotto in tre consistenze con una cialda di parmigiano. Il nostro Marco ancora non ha capito che il nome della ricetta ancora non lo deve dire. Però ogni tanto svelare un po' il segreto. Fa sempre di testa. Non dico più niente della ricetta fino alle 19. Va bene, allora aspettami, Non ti muovere di lì, continua a fare quello che devi fare. Sono sicura che ci divertiremo dalle ore 19. Ciao Carlo. A dopo Marco, perché adesso invece scopriamo insieme a che punto sono le nostre parrucchiere. Sandra e Olivia, con la sorpresa che prima vi abbiamo anticipato, il nostro parterre meraviglioso di ragazze, grazie anche a voi per essere qua con noi. Quindi facciamo un recap di quello che abbiamo detto prima, per poi spiegare appunto come si chiamano e come avete creato queste meravigliose tre acconciature. Ok, quindi partiamo con la consulenza personalizzata per creare un progetto visivo su misura. Poi successivamente creiamo dei servizi, appunto organizziamo dei servizi e prendiamo appuntamento per fare i capelli della nostra sposa, per arrivare e creare al i capelli meglio, della no? nostra sposa nel migliore dei modi, fatidico. Preciso. E organizziamo due o più prove secondo la necessità della nostra sposa per capire bene quale può essere l'acconciatura adatta a lei. Farla sognare, no? Certo, assolutamente. Serve una prova, apposta le prove, no? Sì. E poi appunto capiamo se la nostra sposa vuole fare un cambio look per la sua giornata. Beh, io sicuramente lo faresti. Cambierò. Ma forse anche tre. Ci picchia. Iniziare con i capelli, abbiamo detto, raccolti. Nel mio caso, raccolti. Poi semi-raccolti. E poi sciolti. Giusto, no? Giusto. Per la danza poi ci vogliono uomini. Tanto con voi è impossibile sbagliare. Siete questo e tanto altro. Grazie. E adesso le mostriamo a 360 gradi queste tre meraviglie. Iniziamo, dai. Allora, quest'anno diciamo i tre mood che sono stati più scelti e che stanno scegliendo le spose che si sposeranno in questa primavera estate ma anche 2024. Autunno, sì, okay. Sono minimal elegance, sì, new boho chic e sirena. Sono tre mood che diciamo sono non vanno a togliere l'attenzione dagli altri mood, quello classico, quello barocco, assolutamente ognuno è libero di scegliere quello che più desidera per il proprio matrimonio, però diciamo che questi tre mood sono quelli un po' più scelti. È importantissimo essere sempre sul pezzo, aggiornate, voi siete questo, sempre formate. Quindi oggi ci spiegate quelli che sono i tre mood del momento, sì. Da quale iniziamo? Beh, possiamo iniziare. Io non sto più nella pelle. Possiamo iniziare da Giorgia, che la ringraziamo per essere con noi. E lei ha fatto un minimal elegance. Wow. Con questo raccolto, con questa coda molto bellissima, semplice, però eccola, facciamo vedere. È questa. Semplice, ok. Ma curata nei dettagli. Esatto. Tutta bella, perché bisogna rispettare anche quelli e creare i giusti equilibri. Giusti? Esatto, anche le giuste proporzioni. Le proporzioni. Che vanno ad esaltare anche la forma del viso. Del forma, viso, certo, e assolutamente. E dei capelli anche. E tutto inizia dalla consulenza, esatto. E anche dallo studio della forma del viso, perché ogni ragazza ha una forma del viso differente. Esatto. Infatti, bellissimo. Nonostante siano tre modelle, anche con loro abbiamo parlato, ovviamente non abbiamo fatto una consulenza come avremmo fatto alla sposa, però abbiamo cercato di capire con quale mood si sarebbero sentite più a loro agio e con quale acconciatura si sarebbero sentite bene. Non a caso sono davvero una più bella dell'altra. Sì. Il secondo mood. Il secondo mood è il New Boho Chic. Sì.
Guardate la bellezza di questo chignon, giusto? E questo sarà, sì, il mucciatura che poi vedremo anche, diciamo, come secondo look, sì. Perché la scioglieremo. La sciogliamo, quindi, lo sì, diciamo esatto, già che la sciogliamo. Quindi ci sarà già il secondo look. Sembra una principessa. E lei è Zoe. Zoe. La ringraziamo tanto di essere qui. Stiamo attente con i ringraziamenti da Olivia, pensaci te ai ringraziamenti, perché Sandra si emoziona, perché si emoziona. Perché volte, si emoziona. E poi come terzo mood e come terzo look abbiamo il Sirena e con Nihla. Con una sorta di treccia. Sì, è una sorta di treccia. La tendenza che non se ne andrà mai. Mai, assolutamente. La treccia, sì. Intramontabile. La treccia, ma anche lo chignon che ogni volta rivisitato viene sempre scelto, perché certo. Veramente elegantissimo, sì. Non si sbaglia. Abbiamo scelto degli accessori da mettere in queste acconciature. Sì. E adesso andiamo a prenderli, mm-hmm. Così almeno vi facciamo vedere. Gli accessori ovviamente sono anche le bellissime mollettine colorate. Quante sono, scusate, perché 5. Tutto ciò è successo, sì. Tipo a un minuto dalla diretta. Mi chiamano, vieni un attimo qua, Carlotta, hanno iniziato a mettermi una, due, tre, quattro, cinque sono tutte di un colore diverso. Sì, tutte di forme e colori diversi. Sto capendo ogni tanto quando mi inquadrano di capire come sono, però sono bellissime. Quel tocco luce che serviva per la diretta, sì. Di oggi. Quali sono gli altri accessori? Ovviamente non possono mancare le passate. Esatto, per lei abbiamo scelto un cerchietto con tutti gli strass, sì. Che può essere sia da sposa che anche da testimone o da damigella. Mettiamoglielo subito. Quindi lo mettiamo subito. Così capiamo con gli accessori, capiamo ancora meglio appunto i mood, perché ovviamente per il minimal elegance una coda comunque elegante, minimal, che viene impreziosita appunto da un cerchietto che comunque non è sfarzoso come quello che possiamo vedere dietro, però comunque dà quel tocco di luce anche in una chioma scura e omogenea. E quel tocco di luce che fa la differenza, sì. Senza sì, esagerare, sì. Stupendo. Andiamo velocemente avanti con il secondo e terzo. Sì. Ok. Questo invece andremo a mettere delle perle. Ah, le perle. Le perle che facciamo vedere come può passare due. Che poi ovviamente sceglierete quella che è l'acconciatura, dipendentemente anche se la sposa porterà o meno il velo. Certo, assolutamente. Perché ha voglia di dire capelli sciolti, ma con il velo in teoria almeno semi raccolto. Sì. Sì, infatti, poi a seconda della forma del velo, perché ci sono diverse tipologie di velo, quindi capiamo appunto nella consulenza iniziale. Spose, iniziate in tempo, perché i dettagli da pensare sono davvero tanti, sì. E mettersi sempre, sì. Nelle mani di professioniste che fanno la differenza con i meravigliosi accessori che stanno applicando. Sì. Mostriamo velocemente l'ultimo, perché poi vi lascio e lasceremo come sempre la ciliegina sulla torta per la terza parte, alle forcine che io adoro, a forma di fiore. Appunto. Un elemento che ha un matrimonio, secondo me, anche come simbolo di rinascita, non esatto, deve mai mancare, esatto, stupendo. Esatto. E appunto per il nostro mood Sirena andiamo a inserire questi fiori, ovviamente non... Su tutta reali. Ovviamente la lunghezza, certo. Della freccia, e questo è ovviamente, sì. È il bello della diretta, a parte un fiore di qua, un fiore di là, però... E questo va è un bene, po' un effetto così. Come se veramente lei si fosse tuffata in mare da sirena e gli fossero rimaste attaccate delle conchiglie. Delle conchiglie. Meravigliose. Ma vi posso garantire che non finisce qua e il meglio deve ancora arrivare. A dopo. A più tardi, grazie. Linea la nostra meravigliosa Lucrezia. Ta-da!
Quindi Cecilia, prima appunto parlavamo del percorso Reiki, abbiamo capito che ha due step, quindi innanzitutto conoscere noi stessi e il secondo step è quello di voler integrare qualcosa in noi alla fine, quindi voler fare veramente la seduta. Ecco, ma quanti tipi di sedute possono esistere? Allora, per quanto riguarda la seduta Reiki, diciamo c'è quella di base, quindi quella che si va a trattare i 7 chakra principali, ne abbiamo parlato più volte, i chakra sono i nostri centri energetici. I 7 principali sono dislocati lungo la colonna vertebrale in modo virtuale a partire dal coccige fin sopra la testa. Quindi andare a mettere le mani su questi punti essenziali. Questo è un po' il trattamento di base ed è comunque un trattamento completo. Dopodiché, qua già dall'immagine vediamo proprio i 7 chakra, la posizione. Esatto. Poi ci può essere comunque un trattamento d'urto quando la persona può avvertire un disagio, allora ecco che si può trattare la persona subito trattando ad esempio il primo chakra, dove lì è il nostro serbatoio di energia, quindi l'energia vitale, e può dare subito sollievo. In verità poi abbiamo anche il trattamento completo delle 22 posizioni, che ora vi parlerò in modo più specifico. Ma volevo far notare una cosa, finora abbiamo sempre detto che il trattamento Reiki è un leggero sfioramento. Uno sfioramento, quindi non c'è digitopressione. In verità nel Reiki è previsto anche una sorta di massaggio, se l'operatore lo ritiene opportuno. Cioè, quindi si va a trattare la persona proprio anche andando proprio a fare o degli sfregamenti in modo circolare. E questo si lavora molto sugli indolenzimenti, sulle articolazioni un pochino doloranti, oppure addirittura picchiettamento. Tutte queste tecniche di massaggio non fanno altro che favorire lo smuovere dell'energia del corpo, quindi si va a stimolare proprio i centri energetici, ma anche i meridiani, che ricordiamo nella medicina tradizionale cinese sono i canali dove scorre l'energia. Quindi ecco, li vanno ad attivare ancora di più. Assolutamente. Ecco, mi parlavi delle 12, no, delle 22 posizioni. 22 posizioni. Ecco. Allora, 22 posizioni perché sono 10 punti del corpo davanti, 10 dietro. Poi c'è una posizione che è la chiusura, molto importante. Praticamente l'operatore mette le mani in contemporanea nel primo e il settimo chakra, ed è la chiusura del trattamento. Ok. Quindi importante perché si chiude. E c'è poi la 22esima, è l'accarezzamento dell'aura, fondamentale, perché nel momento in cui accarezziamo lentamente, io utilizzo anche un'essenza, si va a toccare proprio la sfera spirituale della persona, quindi va fatto con molto rispetto e lentamente. 10 posizioni, si parte dalla testa, quindi diciamo sopra, le orecchie, le tempie, la gola e via di seguito. E dopo si va invece a lavorare e si finisce diciamo la posizione del davanti e poi si va a lavorare dietro. Più la parte della schiena. Assolutamente. Quindi ecco, a livello proprio della schiena, cosa può andare a migliorare o comunque ad aiutare ovviamente una seduta a Reiki? Allora, sicuramente si va a lenire il dolore, quindi il Reiki diciamo favorisce un flusso di energia più armonico e più equilibrato, quindi in un momento di un dolore sicuramente va a aiutare a attenuarlo, oppure un indolenzimento o un irrigidimento. Poi abbiamo detto ci sono anche queste tecniche un po' più specifiche. Ecco, e a livello invece di durata, quanto dura per esempio il trattamento più completo? Il completo 22 posizioni, a quel punto sono di solito indicativamente sono 3 minuti a posizione, quindi sono 66 minuti, considerando due momenti anche di colloquio sono importanti, siamo circa su un'ora e mezza di trattamento. Ecco, e per quanto riguarda appunto i chakra, dicevamo, quindi cosa vanno a stimolare? Allora, ecco, anche proprio questo tocco delle mani. Allora, sicuramente abbiamo detto che i chakra sono i nostri centri di energia, quindi è bene che siano ben funzionanti e che quindi per poter favorire benessere. Il Reiki va a lavorare proprio espressamente sul riequilibrio di questi chakra. Quindi si va a ristimolare proprio l'energia della persona. Ecco, è questo l'aiuto fondamentale. Ecco, ovviamente vanno anche a lavorare, come già dicevi prima, sui vari sistemi, ecco. Sì, perché infatti, ricordiamoci un po', il sistema chakra ricorda il sistema corpo, perché i primi 3 chakra, poi sono i 3 chakra superiori e quello mediano, ma non è altro che la suddivisione del nostro corpo, perché possiamo parlare dove c'è la macro regione, quindi testa,
Neurosensoriale, quindi testa, organi di senso e nervi, ed è l'azione riflessiva. Poi abbiamo la macroregione dell'addome, quindi con tutti gli organi in esso correlati, e c'è la parte della digestione, della trasformazione, e qui c'è la zona del ricambio. Okay. Poi infine abbiamo la macroregione qui invece del torace, dove ci sono polmoni e cuore, è l'azione armonizzante ritmica del cuore. Ecco. Quindi c'è molto collegamento, cioè se ci si presta attenzione non so, niente è a caso, quindi i chakra sono stati individuati esattamente in base anche alla funzionalità del corpo. Ecco, quindi è tutto collegato alla tutto fine collegato, e deve essere tutto in armonia con il nostro corpo. Sì, assolutamente. Ecco, ma prima di passare alla terza parte, quindi di parlare delle pietre, vorrei che tu ci raccontassi brevemente la pietra che stai indossando. Anche perché le pietre le possiamo, anzi le dobbiamo indossare, perché ogni pietra poi ha un significato e ha un aiuto. In questo caso una pietra verde. È una pietra verde, questa invece è un'avventurina. Sono particolarmente legata a questa pietra perché è stata la prima pietra che si è fatta scegliere. Mm-hmm. È una pietra che lavora sul quarto chakra, quindi il cuore, e come diciamo, come doni, come le sue capacità sono quelle di tranquillizzare. Ecco. Quindi ecco perché particolarmente oggi l'ho messa, anche perché è proprio in posizione giusta. In posizione giusta, quindi le pietre si fanno scegliere. Sì. E con questa frase chiudiamo la nostra seconda parte, in linea Carlotta. E con la nostra Lucrezia chiudiamo proprio questa prima parte, ma solo per il momento, perché ci prendiamo una piccolissima pausa, andiamo in break pubblicitario, ma restate sintonizzati perché Tada torna subito.